Buonasera e buon ascolto da Salonico, Tessalonica, toponimo antico e ufficiale della seconda città della Grecia per numero di abitanti e secondo porto del paese. Città fondata nel 315 avanti Cristo dal generale macedone Cassandro, che le diede il nome della moglie Tessalonica, sorella di Alessandro Grande, Alessandro Magno. Due le squadre della città: il PAOK, fondato da emigranti fuggiti da Costantinopoli nel 1926, e l'Aris. Ma il PAOK è la squadra più amata: due scudetti e quattro coppe nazionali nella sezione calcio, e due scudetti, una coppa delle coppe e una coppa Korać nella sezione pallacanestro. 6 minuti e 30 secondi, 0-0, nuovamente Emanuele Dotto. Entriamo nel settimo di gara, 0-0, la Fiorentina si è divorata con Bernardeschi la più clamorosa delle occasioni da gol. C'è stato un bel pallone conquistato da Ilicic che ha servito sotto misura Bernardeschi a porta praticamente vuota. L'ex attaccante del Crotone ha spedito incredibilmente alto, era solo, bastava appoggiare il pallone in rete, ma si sa, di solito i gol facili vengono sbagliati. Bernardeschi ne ha fallito uno veramente clamoroso. Pallone arpionato da Hiller, poi il piatto destro comodo in direzione di Guzman, la verticalizzazione. Fiorentina in vantaggio. Vargas, dopo una bellissima azione di Ilicic, primo tiro di Vargas respinto dal portiere, è di nuovo intervenuto sul pallone il giocatore peruviano che ha scaraventato il pallone in rete. Al 38esimo minuto Fiorentina in vantaggio per 1-0 sul PAOK di Salonico. Confermo il gol siglato da Juan Vargas esattamente al 38esimo minuto. PAOK 0 Fiorentina 1. Torniamo a Bernard Scaramuzzino. 39esimo minuto e mezzo a Salonico, la Fiorentina dunque un minuto fa si è portata in vantaggio con una travolgente azione impostata da Josip Ilicic, il giocatore sloveno, classe cristallina, classe purissima, ha passato un pallone magnifico a Vargas. Il giocatore peruviano ha colpito una prima volta, ma il portiere Glikos è riuscito a ribattere, ma proprio sui piedi del numero 6 della squadra viola, che ha scaraventato in rete con un destro potentissimo. Nulla da fare dunque per il PAOK, risultato giusto perché la Fiorentina è la squadra che è andata più vicino al gol in almeno altre due occasioni. Poi c'è stata questa bellissima azione di Ilicic che ha consentito a Vargas di portare in vantaggio la formazione viola. Adesso siamo al 40esimo minuto, colpiti veramente a freddo i giocatori della squadra bianconera di casa. Lo ricordo, i primi del campionato ellenico, c'è un intervento scorretto ai danni di Bassanta, se ne avvede l'ottimo arbitro Zweier. Ancora Gulasa, il cross in area di rigore, non c'è nessuno, può liberare la Fiorentina, poi Borca Valero mette la palla a terra, la manovra, e può partire il contropiede con Cuadrado. Può essere pericolosa questa manovra impostata dal giocatore colombiano. Lo scatto di Cuadrado, la sovrapposizione di Borca Valero, Ilicic, Cuadrado, Borca Valero, Ilicic, e il pallone palo colpito da Vargas che fallisce il punto del 2-0 con un'azione da manuale impostata da Borca Valero. Tiro sul palo da parte di Vargas, poi la deviazione del portiere in calcio d'angolo al 17esimo minuto, il quinto tiro dalla bandierina, ma la Fiorentina è andata vicinissima al gol del raddoppio che avrebbe probabilmente chiuso la partita con un'azione da manuale impostata da Borca Valero, rifinita da Cuadrado, e poi la botta potentissima di Vargas che si è infranta sul palo. Parte il tiro, ancora il palleggio di Ilicic, la palla si impenna, termina direttamente sul fondo. Buona la giocata della Fiorentina, è stato Badel a mettere il pallone sul fondo. 18esimo minuto della ripresa allo stadio Tumba di Salonico. PAOK 0 Fiorentina 1. Fiorentina vicina al raddoppio con il palo clamoroso colto da Vargas. Scaramuzzino, Berna, grandissima mischia in area di rigore, per fortuna scatta Richards e la possibilità di contropiede con Cuadrado, è l'occasione per infilare definitivamente i giocatori del PAOK. Cuadrado, la sovrapposizione, il tiro di Cuadrado e la strepitosa parata del portiere Glikos che si tuffa sulla sua sinistra e devia con la punta delle dita il pallone in calcio d'angolo. Azione gol della Fiorentina esattamente al 33esimo minuto e mezzo, ma sulla gran conclusione di Cuadrado la strepitosa risposta di Panagiotis Glikos, il portiere numero 71 della formazione del PAOK di Salonico. Cerca Papadopoulos di intervenire ma svirgola il pallone che viene controllato dal portiere Kiprian Tatarusanu, giocatore romeno, interessante perché è stato bravo, ha mantenuto inviolata la sua porta anche se mancano meno di 50 secondi alla conclusione di questa partita che per la Fiorentina vorrebbe dire terzo successo consecutivo in Europa League.
League, ma 40 secondi sono lunghi da trascorrere, anche perché la Fiorentina, lo ripeto, ha sbagliato tante occasioni da gol. Ancora Papadopoulos colpisce il pallone di testa, ma il suo tiro velleitario blocca Tatarusanu e allontana con le mani. 20 secondi, 30 secondi al termine della partita, sempre la Fiorentina in vantaggio per 1-0 grazie al gol siglato da Vargas. Non c'è tempo per il commento da parte di Giovanni Scramuzzino, ma d'altra parte aveva già fotografato perfettamente la situazione di questo Napoli in crisi, quasi allo sbando, battuto dai gialloneri dello Young Boys nella gara di Europa League alla quarta sconfitta stagionale. Qui mancano pochissimi secondi alla conclusione, la Fiorentina sta per battere un out con Cuadrado che lascia l'incarico a Kurtic, consultazione di cronometro da parte del guardaline, va a spasso Cuadrado con il pallone, è finita la partita tris della Fiorentina che grazie al gol siglato da Vargas al 38esimo minuto del primo tempo conclude al comando questa fase del girone con la terza vittoria consecutiva, salendo a quota 9, pensate, ancora con la porta imbattuta. Applausi da parte del pubblico dello stadio Tumba a Salonicco. Il PAO che è stato sconfitto sul terreno di casa da una grande Fiorentina rinnovata per 9 undicesimi, che ha colpito con Vargas al 38esimo minuto del primo tempo. Si abbracciano i giocatori della Fiorentina e fanno bene perché hanno giocato davvero una bellissima partita. Il finale dallo stadio di Salonicco è dunque questo: PAOK 0 Fiorentina 1, Fiorentina al comando del girone K a quota 9, 3 partite, 3 vittorie, tanti gol fatti, neanche uno subito. La nostra radiocronaca diretta dallo stadio Tumba di Tessalonica, Salonicco, è terminata ricordando il successo della Fiorentina per 1-0. La linea ritorna agli studi di Saxa Rubra per la messa in onda della seconda parte di zona Cesarini con le altre partite di questa giornata di Europa League. Qui Salonicco, a Verona.